I diritti dei bambini nelle famiglie disagiate, la tutela dei minori dove vi siano addirittura situazioni al limite con sfruttamento, oppressione, maltrattamenti e violenza. A volte non è facile riconoscere la violenza nei nuclei familiari, a volte è anche e soprattutto difficile denunciare. Le donne che sono vittime di violenza vivono momenti terribili anche quando raccolgono a piene mani il coraggio per dire basta. Per scappare, il più delle volte si scappa di fretta, con i bambini tenuti stretti per mano. Ed i minori spesso sono travolti da un vortice di violenza psicologica e morale ed è lì, in quello spazio, che è necessaria una rete di interventi, di aiuto, ascolto, sostegno per ricominciare. E quindi riconoscere situazioni di sopraffazione e violenza, denunciare, anche se a volte i percorsi purtroppo non sono semplici. La violenza oggigiorno non è soltanto quella che veniva reclamata come tempo fa sulle donne. Oggigiorno la violenza è generale. La violenza può essere non soltanto quella fisica, ma anche psichica e morale, che può coinvolgere il minore, quindi in questo caso stiamo parlando dei figli che riguardano insomma la famiglia. Possono riguardare la moglie, può riguardare il marito. La violenza è in genere e quindi non dobbiamo soffermarci soltanto sulla violenza delle donne. Si fa ancora fatica a denunciare? Certo, si fa fatica a denunciare, ma soprattutto ci sono tanti casi purtroppo di procedimenti penali che finiscono con l'archiviazione. E questa è una grande delusione per chi lancia questo grido sociale, sensibilizzare anche la magistratura sul tema.